antiassenteismo all'ospedale Loreto Mare, 55 arresti tra medici, infermieri e impiegati, strisciatura plurima dei badge, prassi consolidata. Inaugurato l'anno giudiziario 2017 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Accordo Carabinieri libera, diversi gli incontri anche nelle scuole della provincia di Benevento per parlare di legalità. Cambio al vertice della Guardia di Finanza, alla tenenza di Montesarchio arriva Bello Pede, Savoia continuerà il suo servizio nel capoluogo. È giunto il tempo del ritorno della comunità nella propria casa, riaperta al culto la chiesa di San Carlo alle Mortelle di Napoli. Sfere e dischi, 7 pianeti simili alla Terra, 10 UFO segnalati all'aeronautica in 2 anni. Esiste una vita aliena? Nuovo appuntamento con l'informazione targata Media TV, lo abbiamo appena sentito, blitz all'ospedale Loreto Mare di Napoli, 55 le persone finite nei guai, 94 gli indagati, coinvolti anche 2 medici. Tra i casi emersi dall'indagine è quello di un dottore che risultava presente mentre se n'era andato in taxi a giocare a tennis. I dettagli. Oltre alla cosiddetta strisciata plurima dei badge per far risultare presenti dipendenti che invece erano assenti, le telecamere dei carabinieri hanno documentato l'assenza dei dipendenti dell'ufficio rilevazioni, presenze e assenze, ovvero coloro che sono incaricati di eseguire i controlli finalizzati al rispetto delle clausole contrattuali. Uno è emerso durante l'orario di servizio, andava a fare lo chef in una struttura alberghiera del Nolano. Documentato anche il caso di un medico indagato, il quale mentre era in servizio prendeva il taxi e andava a giocare a tennis, oppure a sbrigare faccende personali, come fare compere in gioielleria. Blitz antiassenteismo dei carabinieri del NAS nell'ospedale Loreto Mare di Napoli. 55 persone raggiunte da una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal GIP del capoluogo partenopeo su richiesta della locale procura della Repubblica. Un neurologo, un ginecologo, 9 tecnici di radiologia, 18 infermieri professionali, 6 impiegati amministrativi, 9 tecnici manutentori, 11 operatori sociosanitari, 94 le persone indagate. In 2 anni sono state registrate ore e ore di filmati e di intercettazioni, eseguiti oltre 500 servizi di osservazione e pedinamento, accertati migliaia di episodi di assenteismo. Tra gli indagati anche 2 operatori sociosanitari che quotidianamente, dopo essere stati avvertiti telefonicamente o via SMS, strisciavano 20 badge a seconda dei turni di servizio dei colleghi da coprire. Brutta pagina per la sanità campana e per evitare la paralisi dell'ospedale, a 50 dei 55 dipendenti arrestati, il giudice ha concesso l'autorizzazione a lasciare i domiciliari per recarsi a lavorare. Lo ha detto il facente funzioni del procuratore di Napoli, Nunzio Fragliasso, nel corso della conferenza stampa relativa al blitz antiassenteismo contro i cosiddetti furbetti del cartellino nell'ospedale Loreto Mare. Per il procuratore aggiunto, ai furbetti è stata inflitta una doppia punizione. Saranno costretti ad andare al lavoro e resteranno a casa quando non saranno in servizio. È una soluzione che abbiamo trovato con il procuratore Colangelo. Una felice intuizione per evitare la paralisi di un ospedale che ha anche delle eccellenze. I carabinieri vigileranno sul rispetto degli orari. Ammonta a circa 5 milioni di euro il contributo unificato dovuto da cittadini ed imprese che si sono rivolti alla sezione napoletana del Tribunale Amministrativo della Campania nel corso del 2016 per la presentazione dei ricorsi. È uno dei dati emersi dalla relazione del presidente del TAR, Salvatore Veneziano, tenuta nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia amministrativa. Ricordata più volte la figura dell'avvocato Giuseppe Abbamonte, docente di diritto amministrativo nell'Università Federico II di Napoli, recentemente scomparso. Le interviste. Aspetti negativi, ovviamente la realtà napoletana è complicata, diciamo, non è semplice. Sicuramente c'è ancora una certa incidenza dei contenziosi per esecuzione del giudicato, che significa difficoltà delle amministrazioni di onorare le proprie obbligazioni e quindi evidentemente difficoltà economiche, anche aggravio di costi per le stesse amministrazioni. Un contenzioso in materia sanitaria abbastanza complesso e che non si arresta e che evidentemente denota ed è sintomatico delle difficoltà organizzative della sanità campana, ancora in situazione di piano rientro del deficit. Il processo, ripeto, telematico non è sufficiente, in quanto comunque c'è bisogno di una persona umana dietro a un computer. Quindi se non si investe
anche in personale amministrativo, ovviamente il processo telematico non potrà essere sicuramente la panacea per risolvere tutti i mali della giustizia e le lungaggini processuali. Un uomo di 32 anni, Antonio Iovine, di 32 anni appunto, è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco alla gamba sinistra nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. L'agguato è scattato in via Pietro Testi, nella cosiddetta zona della Loggetta. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasportato nel vicino ospedale San Paolo. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Sull'accaduto sono in corso indagini dei carabinieri. Vestiti con gli abiti di carnevale tra colori, coriandoli, striscioni e canzoni, i bambini hanno sfilato così per le strade del Rione Sanità a Napoli, una festa di carnevale già in programma ma che oggi si è vestita di ulteriori significati dopo gli spari contro una vetrina di una nota pasticceria. I bambini sono arrivati davanti con uno striscione per dire con la loro voce ai proiettili preferiamo i fiocchi di neve. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in collaborazione con le unità cinofile della Polizia Penitenziaria, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del capoluogo di Benevento nei confronti di Giovanni Piscopo, 36 anni del capoluogo, accusato di spaccio. Il provvedimento scaturisce dalle attività condotte dal giugno 2016 al gennaio 2017, che hanno permesso di sequestrare varie tipologie di droga e reprimere numerose episodi di spaccio effettuati nel Rione. Libertà. Ad Ugenta, pullman a fuoco, paura sulla Fondo Valle Sclero, il bus di linea extraurbana ha preso fuoco mentre stava percorrendo la trafficata arteria Sannita. Scattato l'allarme sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la carreggiata. Nessun ferito, solo ingenti danni al bus e qualche rallentamento nel tratto di strada. Accordo Carabinieri libera, diversi gli incontri per parlare di legalità. Anche a Benevento nel mese di marzo in programma una serie di iniziative culturali. Il servizio. Un accordo che costituisce una significativa opportunità per lo sviluppo di sinergie interistituzionali a favore dei giovani e per l'affermazione e il consolidamento della cultura della legalità e dei relativi principi e valori umani fondanti. È stato siglato lo scorso 14 dicembre tra il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata, Duilio Del Sette, e Don Luigi Ciotti, Presidente dell'Associazione Libera, Associazioni e Numeri contro le Mafie. Un protocollo d'intesa per lo sviluppo di una cooperazione nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata, mediante la promozione, tra l'altro, di attività divulgative e culturali. Gli obiettivi prefissati saranno conseguiti tramite il plusvalore derivante dall'impegno congiunto delle due istituzioni, tradizionalmente vicine al cittadino. E proprio nell'ambito di tale collaborazione, la sede beneventana di Libera e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento dal mese di marzo hanno programmato, d'intesa con numerosi istituti scolastici della provincia sannita, una serie di iniziative culturali e divulgative, improntate a visite guidate alle caserme dell'arma e a conferenze e confronti dialettici con i giovani. In particolare gli incontri saranno arricchiti dalla testimonianza dei cittadini che si sono opposti all'illegalità e dal contributo degli esperti dell'arma nel contrasto alle illegalità emergenti, come i carabinieri forestali, i militari del Comando Tutela Patrimonio Culturale e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità. Ignoti hanno lanciato nella notte un grosso petardo verso il muro di cinta della moschea di San Marcellino, provocando danni non rilevanti. Sono convinto si sia trattato di una ragazzata, dice l'imam della moschea, Nasser Iduri, che cerca di non alimentare polemiche. Sulla vicenda indaga la Digos della Questura di Caserta, che segue varie piste, sebbene al momento sembrerebbe prevalere l'ipotesi di una ragazzata, anche perché di recente non sarebbe emerso alcun quadro di tensione tra i cittadini e frequentatori della moschea. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha scarcerato e messo agli arresti domiciliari a Isernia Walter Schiavone, figlio del capoclan dei casalesi Francesco Sandocan Schiavone. Il secondogenito del boss era finito in carcere nell'ambito di un'indagine della DDA di Napoli, che aveva accertato il suo ruolo di collettore degli stipendi del padre detenuto, provenienti dagli affari illeciti, in particolare dai proventi delle scommesse online.
Sarebbe stato rubato un televisore riservato ai pazienti oncologici dell'ospedale civile di Piedimonte Matese. A scoprirlo il personale del secondo piano del nosocomio, il piano dove era appunto installata la TV che intratteneva i malati. È stato denunciato il fatto alla direzione sanitaria. Inizio movimentato dell'udienza in corso ad Avellino del processo dell'isochimica, la cui seconda udienza si svolge nell'aula riservata ai processi della Corte d'Assise. Spazi troppo angusti per contenere, oltre agli avvocati, le 253 parti civili ammesse al processo, nel quale compaiono 27 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, lesioni dolose, concorso in disastro ambientale e omissione di atti di ufficio, proteste e polemiche. 50° anniversario della morte della vittima del dovere, servo di Dio Michele, appartenente al Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Cerimonia presso il cimitero comunale di San Martino Sannita, alla presenza del questore di Benevento Giuseppe Bellassai. Il 22 febbraio 67, durante una perlustrazione nelle campagne di Mamoiada, nel Nuorese, la suora di cui faceva parte cadde in un agguato compiuto da banditi armati. A seguito delle ferite riportate, perse la vita presso l'ospedale di Nuoro. Dopo la deposizione di un omaggio floreale da parte del personale in divisa, il cappellano della Polizia di Stato, Don Giancarlo D'Ambrosio, ha rivolto ai familiari e ai presenti parole di conforto e un breve discorso in ricordo della compianta vittima del dovere. Cambio al vertice della Guardia di Finanza. Alla tenenza di Montesarchio arriva Bellopede. Intanto Savoia continuerà il suo servizio, ma presso il nucleo di polizia tributaria del capoluogo Sannita. Il servizio. Cambio al vertice della Guardia di Finanza. Dopo 3 anni e mezzo di permanenza, il luogotenente Antonio Savoia lascia il comando della tenenza di Montesarchio delle Fiamme Gialle. Al suo posto si è insediato il luogotenente Alessandro Bellopede, di origini della provincia di Caserta, proveniente dal nucleo di polizia tributaria di Napoli. Il luogotenente Savoia, dopo una significativa e preziosa esperienza di comando maturata in Valle Caudina, continuerà il proprio servizio presso il nucleo di polizia tributaria di Benevento. Nel corso di una sobria ma significativa cerimonia svoltasi presso la sede della tenenza, il comandante provinciale colonnello Luigi Migliozzi, alla presenza del comandante della compagnia di Benevento, capitano Manuela Zito, e dei finanzieri in forza al reparto, ha ringraziato il luogotenente Savoia per l'impegno, la professionalità e l'entusiasmo profusi nel delicato incarico ricoperto ed ha formulato il suo personale benvenuto e il più caloroso in bocca al lupo al nuovo comandante della tenenza, luogotenente Alessandro Bellopede. Chiude nuovamente il tratto della strada statale 87 Sannitica, compreso tra lo svincolo di Contrada Torre Palazzo e lo svincolo di Fragneto Monforti. A comunicarlo è l'ANAS, a seguito della richiesta del comune di Torrecuso, che sta eseguendo lavori di stabilizzazione di una versante in frana presente. L'interdizione al transito dell'unica corsia attualmente fruibile si rende necessaria anche in relazione al previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla zona. Riaperta al culto a Napoli la chiesa San Carlo alle Mortelle, 8 anni dopo la voragine. Secondo il cardinale Sepe, finalmente ci siamo riusciti. Sentiamo. A quasi 8 anni dalla voragine che ne determinò la chiusura, riapre la chiesa di San Carlo alle Mortelle a Napoli. Nel 2009 una voragine rese inagibile la chiesa e tanti edifici circostanti, tutti interessati da sprofondamenti. La chiesa ha riaperto le porte ed è già pronta per la festa di Carnevale, domenica prossima, per i più piccoli. Il cardinale Crescenzo Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, ha concelebrato la messa. Dopo quel disastro, io ricordo, giorno che venni a vedere c'era veramente, sembrava tutto alla fine, veramente è veramente così. In realtà poi dopo ci è voluta tanta pazienza, tante difficoltà e quante lettere che ho scritto e quanti incontri, però ho avuto sempre fiducia, perché siccome è una realtà fondamentale per questo quartiere, per questa città, ero sicuro che prima o dopo ci sarebbe stato fatto. E così è venuto ed è venuto ancora più bene. Purtroppo il male non si riesce a estinguerlo alle fonti, non si riesce a estirparlo. È come quelle tagli in destra e ne nascono due. Però noi siamo qui proprio per non arrenderci e predicare sempre il bene, la giustizia, la solidarietà e la carità.
un giorno di festa anche per Don Mimmo Toscano, parroco della comunità di San Carlo alle Mortelle. Mimmo la chiesa, verificando se ci fosse qualche danno, e invece avevamo davanti a noi un'immagine spettrale e ci rendemmo conto che l'epicentro della voragine di circa 8-10 metri era proprio al centro dell'aula ecclesiale. Siamo veramente particolarmente emozionati e commossi di vedere riaperta questa chiesa, che ci auguriamo possa dare un nuovo impulso a questa comunità. La chiesa è ripristinata al 90%, previsto un altro piccolo intervento. Sfere e dischi, scoperti adesso anche 7 pianeti simili alla Terra, ma ci chiediamo, esiste una vita aliena? Il servizio. Dopo la scoperta dei 7 pianeti simili alla Terra, anche la Chiesa Cattolica nutre più speranze sul fatto che prima o poi venga scoperta una vita aliena. Ma di contatti ravvicinati finora non c'è traccia. Almeno a spulciare le statistiche di avvistamenti di UFO dell'aeronautica militare, secondo cui nel 2015 le segnalazioni sono state solo 2 e 8 nel 2014. I dati del 2016 non sono ancora noti in varie regioni italiane. Nel 1972 sono stati 455 gli avvistamenti registrati dalla Forza Armata, che è l'organismo istituzionale incaricato di raccogliere e verificare le segnalazioni di UFO. L'indagine tecnica ha essenzialmente lo scopo di garantire la sicurezza del volo e nazionale. Se l'oggetto misterioso non è un pallone sonda, un aeroplano tracciato dai radar o comunque un fenomeno noto, allora a tutti gli effetti viene classificato come OVNI, oggetto volante non identificato. Riguardo agli ultimi 10 avvistamenti, finora inediti, uno tutto campano è datato 2014. Alle 20:40 del 19 marzo a Cicciano, una persona sostenne di aver visto numerosi oggetti di forma sferica di colore arancione muoversi a velocità elevata in varie direzioni ad una quota non stimata. Insomma, con ciò non si vuol dire che gli alieni sono tra noi, significa solo che non è stato possibile individuare una giustificazione tecnica o naturale di quel fatto, spiegano dall'aeronautica, precisando che non è compito loro esprimersi sull'attendibilità degli avvistamenti. Siamo alla pagina sportiva, 6 punti tra noi e il Napoli, sono veramente pochi, le differenze nei valori sono molto più ampie, ma la classifica dice che possiamo andare a giocarcela. Alla vigilia della super sfida dell'Atalanta al San Paolo, l'allenatore Giampiero Gasperini mette le mani avanti, non fidandosi dei molteplici impegni ravvicinati dell'avversario di turno. Speriamo di sfruttare la situazione, sono convinto che troveremo una compagine molto determinata, dobbiamo giocarci le nostre chance, partendo da una fase difensiva a tutto campo che è la base di tutto per il Napoli. Intanto oggi altra giornata di allenamento, un bel momento per il centrocampista Diawara. Vediamo. Napoli è un posto unico al mondo, se riesci a entrargli nel cuore ti adotterà per sempre. L'ultima scintilla a scoccare in ordine di tempo è per Amadou Diawara, il 19enne guineano in grado di mettere in discussione la titolarità di Jorginho. E per accorgersi del sentimento che il popolo azzurro prova nei confronti del centrocampista arrivato dal Bologna, è bastato seguirlo all'incontro con i ragazzi dell'oratorio Giovanni Paolo II. La prima volta che sono arrivato a Napoli, quando stavo a Bologna prima, giocando contro Amsic e questi giocatori in Africa, io li vedevo in TV, non pensavo un giorno incontrarli un giorno. Oggi mi cambio con Amsic nello stesso spogliatoio, è una cosa inspiegabile, proprio sono molto contento. Il Bologna è la prima squadra a credere in lui. Lo scova nel San Marino, in Lega Pro, e non ancora diciottenne decide di ingaggiarlo per allungare la panchina. Ma approfittando di un infortunio di Lorenzo Crisetic, Diawara vive la stagione da titolare. E dopo appena un'annata di A, ecco la chiamata del Napoli. Tutto alla velocità della luce. Io ho avuto una storia molto particolare, sono venuto dall'Africa e ho iniziato a giocare a calcio praticamente sulla strada e sono arrivato qua in 3 anni, oggi gioco la Champions, quindi
sono molto contento di quello che sto facendo e auguro che i ragazzi, tanti ragazzi possano fare come me. Eppure l'impatto con il pianeta azzurro non è stato semplice. Ci vuole tanta pazienza. Io sono arrivato a Napoli quest'estate, ho passato un momento delicato, quindi sono arrivato, l'allenatore mi ha fatto aspettare tanto, mi ha fatto lavorare molto bene e appena ero pronto mi ha messo dentro e io mi sono fatto trovare pronto anch'io lavorando con pazienza e alla fine il risultato è uscito fuori. Ora Diawara gioca senza freni al Bernabeu, così come su un campo dell'oratorio, trascinato da un affetto incontenibile. Adesso alla Serie B, il Benevento Calcio, su indicazione del gruppo operativo di sicurezza informa gli sportivi che sabato sera assisteranno alla partita Benevento-Bari, fischio d'inizio alle ore 21, che i cancelli del Ciro Vigorito apriranno alle ore 17.45. Per evitare code e conseguenti disagi, la società invita i tifosi a raggiungere per tempo lo stadio e i botteghini saranno aperti dalle 15.30 alle ore 21. Walter Novellino indica la strada per il Vicenza, invita però alla calma e alla tranquillità. L'allenatore dei Lupi dell'Avellino non può contare su Belloni, Gavazzi e Asma per infortunio, mentre Giuliano resta fuori per scelta tecnica. Era questa l'ultima notizia, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo e della nostra programmazione. Arrivederci al prossimo notiziario. Previsioni per sabato 25 febbraio 2017. Piogge e temporali che dal centro si portano verso il sud, torna il bel tempo invece al nord. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord, come detto, torna stabile il tempo con una bella giornata di sole e con cielo pressoché sereno su tutte le regioni. Spostiamoci al centro, sarà asciutto sulla Toscana e sulle Marche, ancora precipitazioni sul resto delle regioni, ma in esaurimento nel corso della serata e della nottata. Residui fenomeni anche sulla Sardegna, neve a bassa quota in Appennino. Raggiungiamo infine il sud, piogge locali temporali su tutte le regioni peninsulari e anche sulla Sicilia nord-orientale. Saranno anche moderate o forti su Puglia, Basilicata e Calabria. Miglioramento in nottata, ma ancora piogge all'estremo sud. I venti saranno moderati, localmente forti, da nord-est sui bacini centro-settentrionali, variabili sul resto dei bacini. Temperature minime in diminuzione, valori compresi tra meno 4 e 11 gradi. Durante il giorno invece prevediamo 7-12 gradi al nord, 7-14 gradi al centro e fino a 18 gradi al sud.